Grazie signora Presidente, onorevoli colleghi e rappresentanti del Governo. Come spesso viene sottolineato dalle opposizioni, ed è stato fatto anche oggi, la Lega e il Movimento 5 Stelle sono due partiti che su molte questioni, su molti argomenti hanno delle sensibilità diverse. Ma io credo, lo dico convintamente, che proprio grazie a queste sensibilità che siamo riusciti ad apportare delle migliorie importanti al decretone. E lo abbiamo fatto sia con emendamenti in prima lettura al Senato, sia con emendamenti in seconda lettura alla Camera. E questo è stato fatto grazie a una maggioranza compatta che ha portato avanti un percorso in queste ultime settimane di condivisione, anche di confronto, ma che siamo riusciti a trovare una quadra su tutto. E io ringrazio anche la Presidente della Commissione Lavoro, ma anche tutti i componenti della Commissione Lavoro per il percorso che è stato costruttivo e di condivisione. Molto spesso, l'ho sentito anche oggi, ho sentito criticare la Lega e anche il Governo, che è stato tacciato più volte di considerare lo straniero un furbo a prescindere. Ma a alcuni sfugge la grande politica che sta facendo la Lega a livello locale, una politica anti-furbetti. E i dati alla mano dimostrano che non c'è distinzione tra un furbo italiano e un furbo straniero. Un furbo è un furbo, qualsiasi essa sia la sua nazionalità. Tant'è che in prima lettura al Senato è stato approvato un emendamento che prevede che il cambio di residenza venga certificato da un apposito verbale della polizia locale in caso di separazione o divorzio avvenuto successivamente al 1 settembre 2018. E questo emendamento si è reso necessario proprio dalle numerose segnalazioni giunte dai sindaci che ci hanno evidenziato il fatto che il numero dei cambi di residenza era cresciuto in maniera esponenziali, e questi cambi di residenza, sottolineo, che erano richiesti sia da italiani sia da stranieri. È stato approvato anche un altro emendamento che ha provocato forse qualche mal di pancia in più alle opposizioni, ed è quello relativo alla presentazione della certificazione delle proprietà immobiliari del paese d'origine da parte degli extra UE. E vorrei soffermarmi nuovamente su questo punto, anche se l'avevo fatto in prima lettura in sede di replica, perché tanti non hanno capito il senso. Allora, la richiesta della certificazione si è resa necessaria per una questione di equità nei confronti degli italiani e non perché si considera lo straniero un furbo a prescindere, come è stato detto più volte. Mentre per beneficiare dei servizi sociali dei comuni, l'italiano è soggetto al controllo puntuale ed immediato al catasto dei beni immobiliari di proprietà, e senza alcun costo in capo all'ente, ciò non avviene per lo straniero extra UE, che grazie ai governi di sinistra se l'è sempre cavata con una semplice autocertificazione. Il fatto è che, vuoi per mancanza di strumenti, vuoi per la carenza di risorse finanziarie, i comuni non sono in grado di fare gli opportuni controlli sulla veridicità delle informazioni fornite, e con questo emendamento abbiamo finalmente, e sottolineo finalmente, ristabilito equità nei confronti degli italiani. Inoltre, la presentazione della certificazione in capo al cittadino va incontro anche alle critiche mosse più volte dall'opposizione legate all'appesantimento delle incombenze in capo ai comuni, e l'applicazione del criterio è già stata sperimentata con esiti positivi in molti comuni dove la Lega governa. Ma non ci si ferma qui, tante altre sono le migliorie inserite. Ad esempio, rispetto al testo base che prevedeva per i lavori socialmente utili solamente 8 ore settimanali, siamo passati da un minimo di 8 a un massimo di 16 ore previo accordo consensuale tra le parti. Queste e tante altre modifiche hanno portato a migliorare il decreto, con la finalità di andare incontro a richieste ed osservazioni anche pervenute dalle stesse opposizioni. Ma parliamo di quota 100. E ne parlo con infinito orgoglio, perché è l'ennesima promessa agli italiani che aspettavano da anni una risposta concreta. E mi perdoni l'opposizione, ma non accettiamo lezioni da chi ha votato e sostenuto la legge Fornero, comprese Forza Italia, da cui sono arrivate le critiche più pesanti. Questo proprio non l'accettiamo. E quota 100 non è una finestra per pochi, quota 100 è un finestrone che in 3 anni consentirà a quasi 1 milione di persone di andare in pensione ad un'età accettabile,
un'età che consentirà loro di dedicarsi alle famiglie, ai nipoti, e qui la figura dei nonni, della famiglia ancora una volta al centro della nostra azione politica. Di questo ne siamo fieri e ne andiamo orgogliosissimi. Quota 100 è stata una scelta consapevole per cominciare a svuotare il bacino della legge Fornero e dare respiro al mercato del lavoro. Il numero di richieste di adesione ci dà una sola risposta, che abbiamo ragione. E a chi critica, parlandoci di quota 41, rispondo che il sistema economico e lavorativo non avrebbe retto se in base ai dati avessero chiesto di andare in pensione tutte insieme le 700.000 persone che ne avrebbero avuto diritto. Inoltre, non dimentichiamocelo, abbiamo attuato anche il blocco dell'aumento dell'aspettativa di vita per le pensioni anticipate. Di questo ne beneficeranno tutti. Vogliamo parlare anche della questione dei dipendenti pubblici, che molto spesso è stato sollevato sia in commissione che anche in aula. È vero, tanti dipendenti pubblici beneficeranno della quota 100. E meno male, dico meno male perché se si pensa che la pubblica amministrazione, i dipendenti hanno un'età media di 55 anni e che gli under 35 partecipano solamente per il 2%, bene, anche in linea con il concretezza che è stato tanto criticato, ma che prevede assunzioni mirate rivolte proprio ai giovani, con specifici requisiti volti a migliorare ed efficientare la macchina amministrativa pubblica. Inoltre da novembre ci sarà lo sblocco del turnover, con il rapporto tra coloro che vanno in pensione e nuovi assunti pari ad 1 a 1. E i posti di lavoro che verranno liberati, grazie allo sblocco delle assunzioni e sempre ad opera di questo governo, consentirà a tanti giovani di entrare nel mondo del lavoro. E poi ho sentito il senatore Laus che ha paragonato quota 100 ad una grande lotteria. Quota 100, se si paragona a una lotteria, quota 100 è una lotteria da Guinness dei primati, perché in 3 anni ci saranno 1 milione di vincitori che si meritano questo premio e che sono rimasti in attesa per anni per colpa della legge Fornero. E poi vorrei dire basta con la continua accusa che la Lega campa di meri spot elettorali. Ormai non siete neanche più credibili, sapete perché? Perché sono i numeri che parlano da soli. Il 26 febbraio, durante la mia replica in prima lettura, avevo dato un numero, 67.738, che era il numero delle richieste presentate per quota 100. Oggi, a distanza di un mese, queste richieste hanno raggiunto quota 103.000, circa 35.300 richieste in più in un solo mese. E gli italiani sanno benissimo che quota 100 non è uno spot, ma un'ulteriore promessa mantenuta. A darci ragione sono i quasi 36.300 lavoratori dipendenti che hanno fatto richiesta con quota 100, i 35.800 dipendenti pubblici che hanno fatto richiesta per quota 100, 8.500 commercianti e quasi 9.000 artigiani. E va sottolineato inoltre che quota 100 è una facoltà, non è un obbligo, e 103.000 italiani che hanno fatto richiesta l'hanno fatto liberamente senza nessuna costrizione. E chiude, Presidente, dicendo e sostenendo convintamente che quota 100 è un ulteriore esempio di come la Lega è passata dalle parole ai fatti, l'ennesima promessa mantenuta, ancora una volta le percentuali ci danno ragione. Grazie.